Bentornati su Pokémon Luna! Nello scorso episodio abbiamo visitato il percorso 11 e il percorso 12. E in questo episodio siamo sul Monte Tepore per vedere che c'è qui. Poi andremo nel percorso 13 e spero di riuscire a fare anche il villaggio Tapu. Ci spero davvero tanto. Ehi, affarista Fabrizio ha due Pokémon e manda in campo chi? Psy-Eye? Chi ho come primo Pokémon io invece? Ho Muspel, bene, cioè no, male. Comunque, off camera sono tornato rapidamente a Malie per curarmi perché volevo farlo, insomma. E vai con Veleno Shock. Boom. E non lo butto giù. No, 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 ouch. Ah, neanche troppo, va bene. Ora. Il problema è che l'ho già detto un sacco di volte e continuerò a dirlo perché, mio Dio, Golduck ha un potenziale. Il punto è che non gli danno altre cose, non gli danno buff, non gli danno forme Alola, non gli danno mega evoluzioni. Sembrano farlo apposta, in effetti lo fanno apposta, però dai. Io adoro Golduck, spero davvero tanto che abbia un buff in nuovi giochi, in altri giochi magari. Non l'ho ancora mai usato Golduck nei miei let's play, però forse in futuro. Si vedrà, si vedrà. No garanzia, come farò a vivere? Però Firo dovrebbe avere attacco rapido, quindi dovrei stare più attento in realtà. Ok, non ce l'ha. Pirolancio! E sconfitto Fabrizio. Vero? Sì, per forza. I miei Pokémon pensano troppo agli affari loro. Ah, capito? È un affarista e quindi pensano agli affari loro. Troppo divertente, Fabrizio, troppo divertente. Ehi, una cellula Zygarde! Ora, devo scendere davvero? Ok. Ora. Allora, da X e Y, vi prego, fa che questo coso non sia solamente, beh, per far vedere, ehi, esiste una centrale geotermica. Perché su X e Y c'era, ma non c'era niente dietro. Ora, proveremo dopo. Prima voglio vedere l'esterno, quindi ho fatto bene a controllare Zinco. Può essere buona come strumento. Buona come strumento, è al femminile. Altri strumenti qui? No. Però c'è uno strumento fisico, ossia una pietra solare. Chi si evolve con pietra solare? Non ne ho idea. Comunque qui. Timer Ball. Bene, uno in meno. Ho visto un simbolo, sì, il simbolo del Pokevisore. Quindi Pokevisore attivo. Ah, davvero però, chi si evolve? Oh, fermi, fermi, fermi. Tu sei un... Vieni qua. Togedemaru, vero? Togedemaru, Togedemaru. Bella, bellissima. Mi dai le spalle. Ti puoi girare? Toge coso? Comunque, per chi non lo sapesse, Acciaio Elettro è il tipo... insomma, è il topo di questa gen, ok? Il topo elettrico di questa gen. Quindi è il Pikachu di questa gen? Sì. Girati. Girati. Ok. Un po' di più, magari. E... Flash. Carina? No, orrenda. Impressionante, perfetto. Va bene, impressionante. Sì. E era la penultima, vero? O l'ultima? Credo sia l'ultima. Vai. E commenti. Troppo frontale. Come troppo frontale? Devo farle frontali le foto. Comunque, se non sbaglio, la logica delle fotografie del Pokevisore è la stessa identica logica del punteggio di Pokémon Snap. Ossia, se il Pokémon vi guarda o meno, lo zoom. E non mi ricordo qual era il terzo fattore. Boh, comunque. Bella, ancora. Ne vorrei fare una impressionante in realtà. Ok, va bene. Ok. Wow. Penso che wow sia meglio di impressionante, quindi ora controlliamo. Ho preso circa 3500 voti prima. Ergo, con questa dovrei averne circa 4000. Vediamo. No, ok. Quindi impressionante è meglio di wow. Siamo a metà. Ora però, non è che per caso c'è anche un altro Pokémon escluso Togedemaru? Se sì, ok, no, allora usciamo. Allora, un'altra cosa. Il fatto che sia qui vuol dire che può apparire in questo percorso? Probabilmente sì, possiamo controllarlo in realtà perché abbiamo il Pokédex, quindi. Allora, Pokédex di Hoola Hoola. Vai. To, 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 to. Eccolo qui. No, è questo. Habitat. E sì, in questi due pezzi d'erba, quindi sì, volendo si può catturare un Togedemaru qui. Ora proverò ad incontrare un Pokémon selvatico, non credo per niente di riuscire a trovarne uno subito, perché sono fortunato io. Però, ehi, com'è che si dice? Mai... Boh, non lo so.
Geodude, appunto, nessun Togedemaru. Inoltre, dato che ho parecchie cose da fare oggi, vorrei andare avanti il più in fretta possibile. Quindi, fuga. E adesso vediamo. Programmatore di gioco e anche game designer, avete fatto una centrale accessibile o no? Oh, bene, si può entrare, mio Dio. Grazie mille. Ora, tu. Benvenuto alla centrale geotermica. Questo è un posto davvero elettrizzante. Lo ha detto davvero. Lo ha detto davvero. È un modello di una turbina a vapore alimentata dall'energia geotermica. Ok, quindi tutto quanto... Beh, Manuel? Salve, Alola! Ad Alola il magma prodotto dalle eruzioni vulcaniche si solidifica in filamenti vetrosi, lunghi e sottili, simili a capelli. A proposito, sapevi che i peli sulla testa di Diglett sono fili metallici che questo Pokémon usa per esplorare i dintorni e per comunicare con i suoi simili? Davvero? Della serie che fa? Sono come sopracciglia che fa... Boh. Ad ogni modo qualcosa per te, tieni! E... L'Escavol, ossia l'ultima Pokéball di Yoto che ci mancava, bene. Impegnati a completare il Pokédex, grazie mille caro, grazie mille. Ora, tu invece, neanche io che sono insegnante ci capisco molto, ma una cosa è certa, i Pokémon e i vulcani sono davvero straordinari. Ok, Magnemite. Non sembra stare molto bene, perché? Sono uno scienziato della centrale geotermica. Insomma, Magnemite, ti ho già detto che se ti ingozzi di elettricità troppo velocemente, proprio con blackout. Oh no, ti abbiamo spaventato? Magnemite è il mio Pokémon, non farci caso. Accetta le mie scuse, e questa MT? Oh, bene. Cos'è? Divieto. Beh, in effetti hai vietato al tuo Magnemite di mangiare. Beh, sì, quindi teoricamente. Adoro l'elettricità, ma a casa mia l'hanno staccata. Chissà perché, la usi troppo forse? Ad ogni modo io lo porto qui alla centrale. Immagino che l'elettricità appena fatta gli abbia... E in effetti l'elettricità ha un sapore, boh, chi lo sa. Forse per i Pokémon è tipo elettro, però. Ah, giusto, ma la novità? Ossia che il nostro Sparky si è evoluto in Raichu Alola? Comunque, Lapis, Remus... Ok, sì. Tengo ancora un po' Muspel, scusate. Adesso... Usciamo e dobbiamo andare nel percorso 13, se non sbaglio. Quindi corri, Tauros, corri, che abbiamo poco tempo, teoricamente. Cioè, in realtà, ce l'ho il tempo, però... Lo sapete, no? Gola? Va? Ho detto che non l'avrei più detto, alla fine l'ho detto lo stesso, non importa. Allora, Mazdale, mio caro, vai! Trotta. Che poi è lento Mazdale, quindi suppongo si possa usare solamente per questi percorsi qui. Percorso 13. Vediamo un po'. Un'oasi prima del deserto. Ok. Tonks, sei tu? Ho parlato con Chris. Dice che lo hai aiutato a testare un dispositivo per invocare il Pokémon dominante. Anch'io mi sono reso utile e sono riuscito a superare la prova. Ora sento di essere più forte. Non finisci mai di stupirmi. Meriti un regalo, prendi. Una malasata, magari? No, una pozione Max. Ok. Quanto strepiti! Da dentro si sente solo la tua voce. Ah, rieccolo. Il Team Skull è alla ricerca di un Pokémon chiamato Cosmog. Voi ne sapete qualcosa? Che? Se anche sapessi qualcosa non lo direi di certo a te. Cosmog di sé per sé non è particolarmente forte. Tuttavia potrebbe essere in grado di invocare un Pokémon dalla potenza inaudita. Un Pokémon che potrebbe seminare distruzione in tutta Alola. Distruggere Alola? Ma è terribile. Ci deve essere qualcosa che possiamo fare per impedirlo. Se scoprite dove è Cosmog, cercate in ogni modo di proteggerlo. Io non posso aiutarvi, in fin dei conti lavoro per il Team Skull. Voglio darvi un consiglio però, proteggere Cosmog a ogni costo. Qui c'è qualcosa di poco chiaro comunque. Come avrà fatto il Team Skull a sapere dell'esistenza di Cosmog? Che vuoi dire? Ehi, aspetta, dove stai andando? Tonks, hai sentito? Se il Team Skull sta cercando Cosmog, Lilia potrebbe essere in pericolo. Questa storia sta prendendo una brutta piega. Quello che è certo è che dobbiamo proteggere Lilia e Cosmog. Meglio non perdere tempo. Vado subito ad affrontare la prossima prova. Così diventerò più forte. Ho preso una decisione, sai? Completerò il giro delle isole e diventerò un Kahuna con la benedizione di Tapu Koko. Un po' come Hala, insomma. E poi voglio fare in modo che sempre più persone possano divertirsi con le lotte di Pokémon. Tonks, impegniamoci tutti e due per diventare campioni. Ok, ma prima il percorso 13, mio caro. Ora,
Wow, questo sembra un motel, tra virgolette. Lasciare da solo un Pokémon così carino per tutto questo tempo? Che allenatori sconsiderati che ci sono al mondo? Quale Pokémon? In una delle stanze c'è un Pokémon che sta aspettando il suo allenatore. Davvero? Mio Dio, che cosa triste. Un attimo, devo controllare. Allora, è questa la stanza, suppongo, perché è l'unica accessibile, sì. No, uno Staffle! Rimasto solo, poverino, mamma mia. Creature orrende gli esseri umani. Almeno questi esseri umani. Tu! Yeehaw, Mudsdale! Sto imitando un eroe che mi piaceva da tanto quando ero bambino? Ok. Ossia chi? Comunque, vai con tu, perché fiuti. Vediamo un po'. Allenatori, dove siete? Perché sono... Oh, Pokéball. Sono sicuro che ci sono allenatori. Pietra lunare. E ricordo che la pietra solare è la... L'abbiamo presa prima? Sì, ok. Allora, qualcosa qui. Oh, vai, vai. C'è un robot qui. Pokévisore, eh? Oh, chi sei tu? Un Sandile. Carina. Bellissima. Carina. Un po' più in alto. Bellissima. Mi sta guardando! Allora, quella dove mi guarda, vero? Sì. Dov'è? Questa qui è perfetta, vai. Condivisa! Che schifo di voto. Un attimo. Giusto un'altra. Però due punti Pokévisore così vicini? Mi puzza la cosa, mi puzza. Allora, un altro Sandile per caso? Sì. Ma perché non mi dai Pokémon che non sono Sandile? Giù? Non canticchiare, Sandile. Guardami. Sandile. Sandile, ok. Carina. Ho solo due foto. Perché non sta fermo? Ok, un attimo, devo togliere sto coso. Perfetto. Sandile, Sandile. Mi guardi, Sandile? Bellissima. E mi piace. Mi sa che devo andare per la penultima. Quanto pare non sono bravo a fotografare i Sandile. Non importa, non importa. Foto condivisa, che bello sfondo. E che schifo di nuovo. Ok. Come al solito, provo a farne tre. Se però ci sono sempre gli stessi Pokémon, beh, tolgo. Gli stessi Pokémon, non gli stessi Pokémon. Oh, Gabite! Si può trovare Gabite qui? Gible, non Gabite. Gible, Gible, non Gabite. Gabite è l'evoluzione. Fantastica, va benissimo allora. Ops, ho cliccato R per sbaglio. Oi? Bella, mi sa che devo andare per la fantastica, vero? Sì, ok. Bene, Gible. Ok, è un Pokémon incredibilmente buono, quindi... Mi sa che... È questa qui. Però voglio questa perché sembra più... Non lo so. È più carina, secondo me. E infatti ha meno voti. Non importa, non importa. Ok, abbiamo scoperto una cosa importante. Qui da qualche parte c'è un Gigabyte. No, Gible, Gible, Gible. Gabite è l'evoluzione, ancora. Probopass. Il deserto Hain è un labirinto naturale. Sembra che si riesca ad attraversarlo solo osservando con attenzione le pile di pietre. Ho sentito che la soluzione dovrebbe essere 2-1-4-3. Ma che sta cosa significa? Che ne so. Ci posso andare io? No. A quanto pare no. Salve, giovane allenatore. Questa è la barriera del capitano. Vuoi oltrepassarla solo che ha superato la prova del tipo spettro. Ok, quindi dobbiamo aspettare un po'. Peccato. 2-1-4-3, eh? Vedremo poi cosa vuol dire, spero. Allora, strumenti. Oranguro! Che ci fa un oranguro lì, però. Ok. Oh! Che vuoi? Me ne sto qui solo perché sono di guardia. È un membro del Team Skull? Sì. Quindi il Team Skull è qui vicino, eh. Interessante, interessante. Oh, uno Spinda. Come chi abita nel deserto Hain apprezza le oasi di... Come chi abita nel deserto Hain apprezza le oasi di vegetazione. Così un allenatore comprende... Che comprende i rapporti di tipi... Bla bla bla. Non riesco a leggere, ok? Oh, mamma mia. Oh, che c'è qui? Creatura misteriosa, quindi robe. E per robe intendo cellule Zygarde. Cosa qui? No, no. Strumenti? No. Non c'è niente in questo percorso, in pratica. No, non c'è nessuno. C'è un punto di pesca, ma... Voglio prendere tutti i Pokémon acquatici del mare di Alola. Buon per te. Consigli utili. Nel menu principale che puoi aprire... Con X, ovviamente. La cifra che appare accanto all'icona connessi... Tramite l'icona...
Il menu principale, che puoi aprire con il pulsante X, la cifra che appare accanto all'icona del FestiPlaza, ho letto la frase dopo, indica il numero di giocatori connessi tramite la comunicazione locale. Peccato che non c'è nessuno qui, quindi non posso comunque fare nulla. Super guardia. Peschiamo un po'. Posso pescare qui? Non posso. Devo scendere? Ok, pesca! Non abboccano. Ok, un'altra chance e poi andiamo avanti. Un'ultima chance. Di solito ho detto, ne sono tre. Se non abboccano, o esce un Magikarp e me ne vado. Ok, niente Pokémon. Va bene, non importa. Tauros, corriamo allora. Vai, mu. Qua posso andarci? Sì. Sono avuto! Il vento disfa le dune e ne crea sempre di nuove. Così il deserto cambia forma ogni giorno. Al suo interno c'è il Tempio del Raccolto, dove Tapu Bulu se ne sta tutto solo. Tapu Bulu, eh? Beh, in effetti dovrebbe esserci il Tapu di questa gen, quindi. Di questa gen, di quest'isola. E tu che sei? Come ti permetti di entrare senza essere invitato? Eh? Cosa sto facendo qui, dici? Non ti riguarda. Che c'è, vuoi sfidarmi? Perché no, dai. Eh? No, ora ho un sacco di cose da fare, ma tanto ti avrei stracciato, che ti credi? Tieni, prendi questo e non tornare finché non ti sarai allenato a dovere. Ok, adesso capisco. Che ci fai ancora qui tra i piedi? Fila subito ad allenarti. Mi sa che sono già più forte di te, semplicemente non mi vuoi sfidare. Comunque, il percorso 13 è un po' deludente, speriamo che il villaggio Tapu sia un po' meglio. Eccoci qui, villaggio Tapu. E piove qui, eh? Rockruff. Ora, a che serve sto pezzo qui di terra? A niente? Tu che mi dici? Il villaggio Tapu è il luogo in cui i Tapu apparvero per proteggere il monte Lanakila, la cui vetta è il punto di Alola più vicino al sole e alla luna. Ma ormai resta solo il nome a testimoniare questo passato. Ok, però vedo comunque una cosa. Ecco qui, Hau. Ah, ormai dovremmo essere quasi arrivati alla residenza Aether, Tonks? Il capitano dovrebbe essere lì. Ah, guarda gli operai, proprio come aveva detto il professore. Quindi è vero che costruiranno la Lega Pokémon sulla cima del Monte Lanakila. Il professore ha detto che le Leghe Pokémon delle altre regioni sono capeggiate da 4 allenatori fortissimi, chiamati Super 4. Chissà se sono più forti Super 4 o i Kahuna, non vedo l'ora di scoprirlo. Ok, non è che ci posso andare per caso? No, eh? La Lega Pokémon di Alola è ancora in costruzione. E quindi niente. Ok, però prima, centro Pokémon perché Muspel è tipo a vita bassa, quindi voglio curarmi. Heal! Ah, è vero, ho ancora pancia in squadra, ma non preoccupatevi, non lo userò, ok? L'avrei detto, gli avrei dato un soprannome. A tal proposito, qualcuno di voi sa per caso se ho mancato il giudice onomastico? Fai mai il Poké Resort? Sì, ogni tanto. Nessun allenatore speciale, nessun commesso speciale, quindi ok, ignoriamo la cosa. E basta. Strumenti nascosti ce ne sono sicuramente, dai. Tu chi sei? Dicono che a mandare in rovina il supermercato sia stata l'idea di Tapu Bulu, ma in realtà sono le persone ad aver sbagliato. Come gli è stato in mente di costruire un supermercato in un luogo caro al Pokémon protettore? Tapu Bulu ha rotto qualcosa? Un attimo. Supermarket Affaroni. Oh! Ok, e qui c'è una cellula Zygarde. Tu invece? L'edificio abbandonato. Con tutti quei Pokémon spettro, una volta entrati c'è il rischio di non uscirne più. Ok, quindi suppongo che sia lì la prova, tipo spettro. Comunque qui, consigli utili. I Pokémon selvatici che vengono a farti visita sull'isolotto al passatempo del Poké Resort possono decidere di rimanere con te. Guarda, se mi resta quel Pinsir che ho trovato già nella volta scorsa, lo tengo sicuramente. Percorso 14? Non so se ho tempo. Spero tanto di sì, allora, dai. Sbrighiamoci un po'. Vai. Perla. Può essere utile, può essere utile. Allora, l'edificio abbandonato si può accedere da qui, boh. Ah, pescatore, quindi niente Muspel, mi spiace. Posso però mandare Sparky. Il perché? Perché voglio usarlo, dannazione. L'ho appena fatto evolvere apposta per farlo diventare più forte, quindi vai. Ehi, ma tu hai uno degli ami di Suiren.
Sono tipo rari o qualcosa di simile? Spero tanto di no, perché non voglio venderli. Me ne serve uno almeno. Ulrico. Ulrico. Che razza di... Oh, Phoebus. Si trova Milotic qui, ad Alola? Bene. Mi chiedo però, non essendoci le gare, si evolverà con una scuma bella? Probabilmente sì. Discharge! Tanto Phoebus è vero che è veloce perché ha nudo Velox. Però non serve praticamente a nulla. Mi spiace Phoebus, addio Phoebus. Ah, comunque, l'abilità di Raichu Alola è molto importante. Raddoppia la sua velocità se c'è un campo elettrico. Ergo, i Pokémon che possono mettere campo elettrico, oppure che hanno l'abilità elettrogenesi, chissà che ce l'ha elettrogenesi, vanno molto bene se accoppiati appunto con Sparky. Quindi vai con Scarica. Il punto è che io non ho nessun Pokémon che ha campo elettrico, non ho la mossa campo elettrico, e comunque il Pokémon che ha elettrogenesi... suppongo si prenda verso fine avventura, quindi già. E lasciamo perdere. L'amo di Suiren non ho letto, dannazione, ero curioso. Però forse me lo dice adesso, se ti riparlo. Suiren mette il cuore negli ami che costruisce. Ah, l'ha costruito lei! Wow! E suppongo abbia 11 anni, quindi deve essere famoso nella comunità di... creatrice di ami da pesca? Boh. Comunque... allenatore ancora, vai. Un cerca Pokémon, vero? Sono in cerca di Pokémon rari. Sono pronto a tutto per trovarli. È lo scopo della mia vita. Ok, vediamo un po' che Pokémon hai, però. Yeah. Ha delle Premier Ball, mamma mia. Come si chiama? Aspetta. Aldo. Togedemaru, bene. Quindi è raro, teoricamente. Ok. Vai, Sparky. Che bello, Sparky, che sei. Non hai ancora l'Electrum, vero? Sì. Andiamo con... non è che posso fare qualcosa di tanto forte. Forse... psichico è un po' più forte, vai. Psichico! Oh mio Dio, che cosa brutta. No. Programmatori di gioco, perché avete fatto questa scelta? Perché con le mosse tipo psichico sparisce così l'allenatore? Guardate. Vedete? Sparisce. È una cosa brutta, però in effetti... non si potrebbe fare se non... infatti, vedete, sparisce quando, ogni volta che si usa una mossa. È un peccato, però me ne sono accorto solo ora, però. Non importa. Discharge! E addio Togedemaru. Ora, altro Pokémon. Il punto è che non posso usare Muspel per la semplice ragione che... Gabite? Oh. Non posso usare Muspel per la semplice ragione che Pokémon di tipo... fuoco in pioggia? Mi sa che non conviene tanto. In realtà potrei perché è in parte veleno, però boh, si vedrà. Gabaito! Allora, abbiamo visto che si può trovare un Gibble prima, quindi cosa buona. Forse anche Gabite, possibile, boh. Idrovampata, perché io può. No, come farò a sopravvivere alla lacerazione? Dai. Lapis è un mostro marino, letteralmente. Brucialo o sconfiggilo. Ah, è vero, la pioggia. E brutto colpo! Non serviva, secondo me, il brutto colpo, Però, ehi. Lapis ha sconfitto Gabite, il 37, bene. Ha preso un punto in velocità. E che è successo? Wow, Lapis. Vai grande, Vai alla grande proprio. Con gli un punto di velocità. Posso andarci qui dentro? Questo è l'edificio abbandonato, il luogo... ma non può entrare senza autorizzazione, quindi non ci posso andare? Ok, va bene, va bene. Montanaro. Una volta ho visto un Pikachu che conosceva surf. Quanto vorrei saper surfare come lui? Ah, sì, è vero. Ci sono alcuni Pikachu 1 che imparano surf. Puka, per esempio, impara surf. Ehi, ma chi è Puka? Boh, chi lo sa. Posso salire qua sopra? Sì, ok, quindi comunque un po' di strada la posso fare. Dei Markrow? Ok, sono carini Markrow, quindi sto a posto. Là non ci posso andare per caso? Devo fare il giro. Però un attimo, c'è dell'acqua qui e vedo una specie di tempietto lì. Sono molto curioso. Lapras! Pesca, non mi interessa. E c'è una specie di tempietto, sì. Oh, un MT. Palla ombra! Può essere buona. Chi la impara? Cioè, sicuramente la impara Decidueye, però... solo Decidueye. È speciale, però. E mi sa che intanto metto questi qua e non la insegno a nessuno. È un peccato perché è una mossa molto buona, però
Non conviene insegnarla a un Pokémon che è più fisico che speciale. Quindi, boh. Un attimo, prima di sconfiggerti, mio caro. Proviamo solamente un po' con Muspel. È un nuotatore, ma forse ha Pokémon di tipo... boh, deboli al veleno. Non ha Vigor Mare in groppa al Lapras perché nuoto più veloce di lui, davvero? Più veloce di un Lapras? Questo lo vedremo, questo lo vedremo. Yes! Inoltre dopo Simone penso di staccare, perché ormai ho fatto. Allora, manda in campo Pyukumuku! Che poi in effetti è meglio, perché Pyukumuku... la sapete l'abilità? Già. Proviamo un po' ad avvelenarlo, tanto perché posso. Anzi, no, mi conviene provare direttamente con Veleno Shock. Sperando di fargli metà vita circa. Veleno Shock! Oh, oh, usam... oh, contrattacco. Veleno Shock, ancora! Gastro Acido. Oh, no! Il danno... l'abilità mia si toglie. No, ok. Addio più comunque. Adesso, l'abilità. Come si chiama in italiano non lo so, ma adesso ve la spiego. Eccola qui, espelle interno. In pratica, volete shottare un Pyukumuku? Bene, se quel Pyukumuku ha 200 punti vita, così, vi toglie 200 punti vita, rimanenti ovviamente. Se invece dovessi averne uno, vi toglie un punto vita. È incredibilmente buono Pyukumuku come Pokémon sacrificale. Però sono sicuro che si può usare anche in altri modi, ok? Ora, spero di non aver mancato nulla qui, perché io adesso mi fermo. E quindi, voglio giusto vedere che c'è qui. C'è dell'erba nel villaggio Tapu? Ok. Ah, c'è qualche altra cosa allora. Un tesoro messo dentro la bolla di Araquanid è più al sicuro che in una cassaforte, non credi? Dici sul serio? Beh, in effetti Araquanid protegge la sua bolla, quindi teoricamente sì. Ah, qua si va avanti? Ok. Quindi cerco giusto un Pokémon tanto per vedere che c'è qui e poi finirà l'episodio. Quindi nel frattempo vi ricordo, se volete lasciare un feedback positivo o negativo, siete liberissimi di farlo. Occhio ai commenti perché a volte ci sono spoiler. Inoltre, se volete avere tutte quante le notifiche del mio canale, mi raccomando cliccate sulla campanella. Perché altrimenti alcune si perdono. Ed è una cosa molto brutta questa, lo so. Quindi, vi ringrazio per aver visto questo video, ripeto. E basta, ora mi curo sia la gola che altro. E ha smesso di piovere? No, ok. Quindi, see you next time, baby. Un attimo, fermi. Non posso andare qui? Perché c'era un posto, avete visto, dove si poteva scendere là. Quindi mi chiedo dove si possa andare. Controllo giusto un attimo, ma non credo di esplorarlo, anche se dovessi trovarlo. Qua non si può andare, per esempio. Ah no, si... ok, allora c'è uno strumento da prendere qui, bene. L'ultima cosa da fare, una pozione max. Sempre meglio di nulla. E adesso davvero vi saluto. See you next time!